gestione delle macerie è un tema collegato a tutto il percorso di costruzione. Già dal mese di dicembre è stato fatto il primo passo importante, ovvero l'eliminazione delle macerie in strada, che sono quelle che possono impedire l'accesso ai lavori. Adesso si procede con le macerie da demolizione, siamo arrivati a 160.000 tonnellate, tre volte e mezzo quello che l'Aquila fece in un periodo più lungo, nei primi due anni, non sono passati neanche i primi due, già siamo a una quota importante. Un dato estremamente significativo che 310.000 tonnellate di quelle raccolte sono già state riutilizzate. Significa che l'impostazione, che non ha accantonato in un'area le macerie per poi trattare a distanza di anni e non utilizzarle, che hanno fatto altre realtà, non è stata la nostra scelta. Noi abbiamo scelto invece di trattarle subito, e questo le ha già rimesse in circolo e permette a tutta la macchina di lavorare con grande qualità. Il lavoro svolto ha già visto liberati tanti comuni che hanno completato il 100% delle macerie, ci vede ridurre la quantità prevista complessiva, che era stimata in 1.150.000 tonnellate, ridotta a 1.000.000 di tonnellate, e quindi ne rimangono oggi stimate sempre 640.000 da raccogliere, una capacità oggi di smaltimento molto forte. Insomma, tante dati che ci confortano sul lavoro svolto, sulla qualità con cui viene fatto e sul fatto che già da oggi, insomma, tutti i percorsi sono liberi, e quello che agiamo è dietro le ordinanze dei sindaci che, in accordo con i proprietari, decidono di portare via la macerie. Quello che si vede, per esempio, è capitato oggi, in realtà già completamente pulite, sono quelle case vincolate dalla sovrintendenza che non si possono demolire, o laddove il proprietario ha deciso di non demolire la propria casa perché vuole riutilizzare lo stesso materiale per ricostruirla. Quindi un grande sensibilità nei confronti dei luoghi, nel rispetto della storia e delle persone che vogliono giustamente vedere sulla loro casa. Quando si passa uno può immaginare se non è stata raccolta lì la macerie, no, lì non verrà mai raccolta perché il proprietario di quella macerie la vuole riutilizzare per fare la sua casa.